me di non aver lottato per lo scudetto. Sono in tre Avellino tra le pochissime a non avere problemi, anzi l'Inter pensa al futuro e non soltanto a quello lontano come tutti, ma anche giovedì prossimo dovendo disputare a Torino la seconda partita della finale di Coppa Italia. Infatti, in previsione di questo, risparmia alcuni famosi cannoni, a cominciare da Beccalossi. E così si ritrovano le due squadre a San Siro soltanto per ascoltare la radio, testimoni di drammi altrui, e quindi soddisfatti soltanto perché tali. Una partita scadente con tre gol. Il primo su rigore per fallo di Ferrari ai danni di Sereno. Dagli 11 metri Proasca, il migliore in campo. Il secondo gol di Altobelli, oggi non molto disposto a produrre opere d'arte. Fa di tutto per sbagliare anche questa occasione, poi ha quasi un pentimento e segna. Il terzo, allo scadere, mischia davanti a Bordon e gol di Giovannelli. La fuga immediata verso lo spogliatoio genera confusione perché non si capisce bene se il gol sia valido o meno. L'abbraccio dei tifosi d'assalto rimane quindi inutile, esattamente.